Siamo al Mobile World Congress di Barcellona, sono con Domenico Favuzzi, amministratore delegato di Xprivia e presidente di Italtel. Questa di Barcellona è la prima manifestazione internazionale in cui in modo ufficiale Xprivia e Italtel sono insieme ad un evento internazionale appunto. L'ambizione del gruppo è di diventare un player di questo calibro. Quali sono le ragioni per cui siamo qua, dottor Favuzzi? Duplici. Il primo è essere qua per osservare quello che può tutti i fornitori del mondo delle telecomunicazioni e informatica che sono andati qua a appuntamento stanno proponendo per questa fase storica dell'evoluzione del digitale, dell'economia, della società in generale. E quindi per apprendere. Il secondo aspetto è quello, diciamo, di proporci come partner di questo mondo, di questo ecosistema, e dove portiamo tutte quelle che è la nostra competenza, la nostra conoscenza, soprattutto a cavallo del mondo delle telecomunicazioni e del mondo dell'informatica. Anche perché sembra, insomma, da quello che si vede proprio in questa manifestazione, che la nuova rete 5G, che rappresenta un po' la prossima generazione già presente delle reti e con l'esplosione dei servizi cloud, darà la possibilità di sviluppare applicazioni nuove su questa tecnologia che sfruttano queste reti ad alta capacità. E dove si parla di rendere disponibili anche applicazioni di intelligenza artificiale, di IoT, di analisi dei big data in modo nativo come servizi di rete. Quindi è un'area di grandissimo interesse dove Xprivia e Italtel vogliono giocare un ruolo da primo attore in un ambito internazionale. Un contesto molto interessante, come diciamo, ma come siamo arrivati fin qua? Qual è stato il percorso? Noi siamo due aziende italiane che 2 anni fa ci siamo incontrati per avviare una relazione commerciale che è stata una relazione commerciale di successo nel settore dei service provider, delle telecomunicazioni e dei media, e che poi è andata avanti anche in altri settori, della telemedicina, del mondo della pubblica amministrazione. E nello svolgimento di questa partnership commerciale ci siamo anche accorti delle forti complementarietà dei due gruppi e della possibilità di dar vita ad un soggetto unico dove ci abbiamo messo quasi 15 mesi, 18 mesi per svolgere tutti i lavori dal punto di vista societario, economico e finanziario per arrivare all'integrazione che c'è stata lo scorso 14 dicembre. E qual è l'impressione, quello che porta a casa dopo questa esperienza barcellonese, dopo questo Mobile World Congress così entusiasmante? Ma lo dicevo prima, sembra veramente siamo in una fase storica un po' dell'evoluzione della tecnologia, cioè un nuovo salto importante consentito da questa nuova rete di nuova generazione, con l'esplosione di tutto quello che è il mondo del cloud, delle applicazioni cloud potrà fornire, e c'è proprio un fiume non soltanto di persone ma anche di tecnologia, di dispositivi e di applicazioni che sta arrivando per trasformare quello che è il modo di vivere, di lavorare, di imparare dell'uomo, delle aziende e delle città. E quindi ci portiamo una forte percezione di essere al centro di una trasformazione sociale ed economica importante. Questo è è la conferma un po' di alcune intuizioni che avevamo avuto, che sono alla radice di questa alleanza tra Italtel e Xprivia.